Poi ci sono tante cose che riguardano, diciamo, questo mestiere, che sono, voglio dire, molto importanti e restano in ombra, cioè tutte le persone che lavorano dietro ai progetti e tutto il tempo che viene investito, anche nei minimi particolari, nelle minime cose, sono fondamentali. Insomma, è sempre un lavoro di squadra, di gruppo e si devono creare le giuste simbiosi per poter, insomma, lavorare bene. E poi finalmente, diciamo, credo che comunque la più grande soddisfazione per tutti quanti, per tutto il team, sia il momento del concerto. L'auditorium sarà bellissimo, però ancora non l'ho visto. Oggi a Roma è una bella giornata di sole, credo che i nostri tecnici, i nostri amici saranno molto contenti di stare, insomma, sotto 40 gradi di sole alle 3 del pomeriggio per sistemare il palco. Un po' una calda estate. Calda estate, non si riesce a farmi niente che morire sotto il sole, tra le gabole la gente, e non so più dove andare, ma non voglio questa gente. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Quando giri così tanto e ti confronti anche con altre realtà, ti rendi conto dei limiti che può avere, che possiamo avere noi, insomma, e dall'altra parte ti rendi conto di quanto proprio sei spudoratamente campanilista, perché comunque da noi si sta veramente bene. Ma che bella questa estate, questa gente, tutta immagine e poi niente, e nessuno vuole dirmi dove sei. Faccio strage, ma se passo da perdente, prima o poi la stessa gente mi telefona e mi dice dove sei. Però poi dopo quando impari ad adattarti è bellissimo perché ricevi un sacco di stimoli anche dai posti dove vai. Devi stare attento un pochino al cambio di alimentazione, comunque come si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte. Come sei? Come sei? Diciamo che l'approccio enogastronomico che di solito ho è qualcosa di forse eccessivamente. C'è troppa dedizione a questo aspetto, ecco. Questo non rallegra molto, diciamo, i responsabili discografici. Diciamo che, insomma, a me quando non suono piace anche vivere, nel senso proprio più materiale e vero della questione. La prima cosa che chiedo quando andiamo nei posti così è se c'è la possibilità di fare una sauna, un bagno turco, una cosa. Non che non la faccia già durante il concerto, perché di solito, insomma, è abbastanza impegnativo. Calda estate, non riesco a farmi niente. Se non ho la camicia abbastanza bagnata, se non ho la camicia abbastanza bagnata, quello è il metro per capire se mi sono impegnato o no. Quindi faccio un mea culpa quando anche se ho donato un pezzo cerco di sudare. D'estate c'è un caldo pazzesco, quindi ti trovi un palco incandescente con un'aria fermissima che sembra che sia fermata proprio in quel momento, così per aspettare a te, capito? E dice adesso sei tu sudi perché devi lavorare, tu sei un musicista e tu devi lavorare come lavorano tutti gli altri, allora ti faccio sudare. Quindi cominci a sudare praticamente dalle 5 di pomeriggio fino a mezzanotte. Ci vorrebbe una doccia portatile, perché te quando non ce la fai più, bellissimo, cioè all'inizio era proprio ti alzi e dici ma dove sono? Dove sono stato ieri? Cosa ho fatto? Adesso non c'è più. Perché spesso cambi, insomma, luogo, come da un giorno all'altro. Però poi dopo quando capisci un pochino il ritmo che devi avere nel drive, questa esperienza, hai un sacco di input. Saturday morning,
I wished we were here. On Monday evening, I was living my fears. On Thursday afternoon, I loved you so. And then by Tuesday, I want to let you go. Cause I believe troubles in our lives make us feel stronger. But I can't wait so many years to be just a lover. So please now tell me that I'm yours. And let this music into your heart, sweet love. Cause you're about to read my eyes. You're about to read my mind. You're about to live my heart down the deepest stream of my life. Come on now. Questo frequente, diciamo, girare dall'Italia ad altri paesi, così all'inizio è stato un pochino non tanto facile per quanto riguarda l'adattamento, perché certe volte magari suoni a Bologna, poi dopo il giorno dopo sei a Parigi, poi dopo il giorno dopo sei in Germania. And I believe travels in our life make us feel stronger. But I can shed so many tears to be a lover. So please now tell me that I'm yours. And let this music into your heart, sweet love. Cause you're about to read. Sacrifici che si possono passare, diciamo, nella preparazione di questo tipo di eventi, cioè non sono così pesanti come possono sembrare, perché comunque il piacere di potersi appunto esprimere in diversi contesti, anche all'estero, è qualcosa che ho sempre sognato. Attraverso la figura del musicista si espleta, diciamo, il risultato di tutto il lavoro di tanta gente che ha lavorato, dei tecnici, i road manager, la casa discografica, chi ha piazzato la data, i musicisti. You're about to read my eyes.